fare con prodotti che poi erano un po' di dubbia origine. Quando parliamo di proteine non intendiamo la proteina a lunga catena, quindi la grande molecola, ma parliamo soprattutto di frammenti, di piccoli frammenti di aminoacidi. Ma questi frammenti di aminoacidi sono dei peptidi, quindi al massimo si parla di 10, di pacchettini di 10 aminoacidi. Sono importanti perché? Perché sono gli aminoacidi essenziali, cioè quelli che il nostro organismo non riesce a sintetizzare e quindi devi assumerli attraverso l'alimentazione. Allora, questo è uno dei lavori più recenti che sono stati pubblicati e sono delle erbe, ve le ho riportate là, sono state studiate queste tipi di erbe e sono state raccolte nel territorio umbro. Quindi, come vedete, logicamente sono sempre dei valori medi riportati, però intanto ci fa una fotografia di quella che è stata l'immagine più generica che vi ho mostrato prima, cioè qui cominciamo a ragionare di numeri. Innanzitutto i valori riportati sono in grammi su 100 grammi di parte edibile, quindi realmente io riesco a mangiare. La componente principale quindi è l'acqua, siamo su un 80, da un 76 fino a un massimo di un 87, e poi eccole qua, le nostre proteine, i nostri grassi, i nostri carboidrati, questi sono ceneri, quindi sono i minerali, e la fibra. Proteine, c'è entrato, sto notando qui sulla pimpinella. Sì, ma tutti i valori sono più alti nella pimpinella. La pimpinella perché è una di quelle più interessanti. Piri, carboidrati. Logicamente questi, allora, abbiamo la fibra alimentare e abbiamo dei carboidrati, quindi questi sono i cosiddetti zuccheri semplici, perché comunque se ne possono trovare. I nomi volgari. Fabrizio, i nomi volgari. La bratolina, bellis perennis. Margherita. Bugnas e Lucago, cascellone. Cascellone. Condrilla giunzia e mastrici. E pimpinella San Guisato Minor. Pimpinella, allora, cominciamo un attimino a... dunque, noi abbiamo visto, io vi ho mostrato perlomeno alcuni numeri. I numeri possono significare tanto, possono significare poco, perché se non ho un termine di confronto non riesco ad entrare appieno nel discorso. Normalmente quando noi parliamo di fibra alimentare e quando ci viene detto che dobbiamo mangiare almeno 4-5 porzioni di frutta e verdura al giorno perché abbiamo bisogno di tanta fibra, e qui noi ci fermiamo, ma il contenuto, anche qui è un contenuto medio di fibra alimentare nella frutta e verdura, oscilla tra uno 0,5 e un 5, anche questi sono valori di grammi su 100, tra uno 0,5 e un 5. Altri alimenti che noi consideriamo ricchi di fibra sono la frutta secca, tra un 4 e un 12, o sono anche i legumi, 5,18, giusto? Guardate un po' le nostre, cosa combinano. Allora, vi ho portato anche delle spezie, giusto per far vedere un po' quale è il contenuto. Ma vedete che non hanno assolutamente nulla da invidiare a quelli che noi per eccellenza consideriamo essere gli alimenti ricchi di fibra. Ma quello che veramente dà qualità a questi alimenti, quindi cominciamo ad associare accanto al termine alimenti anche la peculiarità, cioè sono degli alimenti funzionali, in realtà è la ricchezza in questi, cioè i fitocomposti, cioè composti chimici peculiari solo esclusivamente del mondo vegetale. Quali sono questi? Minerali, vitamine. E poi abbiamo nominato soltanto alcuni di quelli che sono un pochino più familiari, vuoi perché li conosciamo in quanto presenti per esempio nel vino, oppure sono presenti nel caffè, sono presenti nel tè, quindi insomma ce li abbiamo un pochino nelle orecchie, altri potrebbero, già i nomi sono abbastanza ostici, quindi potrebbero essere sembrati ancora più lontani da noi. Andiamo a vederli. Allora, i minerali all'interno di queste piante sono veramente tanti tantissimi, logicamente il legame è molto stretto dal suolo dove queste crescono, ma in linea di massima questi sono quelli maggiormente rappresentati e questi sono anche quelli che con più facilità
li associamo al nostro stato di salute. Perché? Perché se io parlo di calcio, immediatamente vado alla cascate tutti come somarelli. Allora, è vero sì la salute delle ossa, ma in realtà è molto più importante a che ci sia un buon funzionamento dell'apparato cardiovascolare, perché se io non ho un buon quantitativo di calcio vado in disequilibrio in quella che è la funzione ritmica del mio cuore per uno scambio di potenziali. Anche potassio. È bravissimo, infatti ve l'ho segnato anche questo in grassetto, perché in realtà il potassio è un altro dei minerali di fondamentale importanza che non deve mai scendere sotto i livelli di guardia, perché altrimenti il nostro apparato cardiovascolare va in crisi. Ricordo che c'è il discorso di bere tanta acqua, che però porta poi a un maggior potassio, okay, e quindi a portare problemi al cuore, insomma, certo, quindi non giusto, bere troppo, giusto, non bere troppo acqua. Lo stesso discorso del bere troppo osmosi va qui, perché va a depauperare le scorte di calcio. Il ferro, qui il legame è stretto con il discorso dell'anemia, lo zinco, il rame, il litio, il sodio, perché normalmente invece dobbiamo sempre tenerlo sotto controllo, perché sappiamo giocare un ruolo non buono nella nostra salute. Allora, anche qui ci siamo divertiti a guardare qualche numero. Allora, partite dal calcio e guardate dove stiamo andando. Allora, logicamente parliamo di minerali, quindi il... l'unità di misura che utilizzo non può essere più il grammo, ma va nel milligrammo. E comunque guardate come i valori sono particolarmente alti. Il ferro, il sodio, il selenio. Vi ho portato il selenio soprattutto per i maschietti, perché il selenio è uno dei minerali che aiuta la prevenzione della tumore alla prostata. Prego. Sono, un attimo. La pianta medicinale è una pianta che ha un principio attivo che agisce su o un organo o un distretto corporeo. Questi sono alimenti funzionali, perché? Perché sono così ricchi di tanti nutrienti, in particolare adesso stiamo parlando di minerali, che aiutano a mantenere le buone scorte nel nostro organismo, quindi è funzionale allo stato di salute. Ok? Torniamo alle nostre piante che abbiamo conosciuto prima, perché comunque se sono state raccolte in Umbria non sono non così dissimili, o perlomeno le troviamo anche nel nostro territorio, e vedete come i livelli di questi minerali rimangono pur sempre alti, pur sempre elevati. Andiamo sui polifenoli. Allora, i polifenoli sono in realtà un gruppo estremamente complesso di composti, quindi ne guarderemo soltanto alcuni. Innanzitutto diamo uno sguardo molto generale. Allora, questi sono i quantitativi, anche qui medi, riportati per tutti questi tipi di piante. Qui abbiamo tanto le piante aromatiche, le erbe aromatiche, quanto invece qualche esempio di erba spontanea edibile. Di sopra, sempre per avere un ordine di grandezza con il quale poter equiparare, vi ho portato, dov'è che noi normalmente diciamo che di polifenoli ne troviamo tanti? Nel cioccolato, tra l'altro è uno degli alimenti che a livello di quantità possiamo dire che sono quasi equiparabili, perché non abbiamo un così grande consumo di erba spontanea dal confrontarla, che ne so, da una bracciola per esempio. Allora, ecco che con il cioccolato in realtà le quantità sono abbastanza equiparabili. Allora, in un cioccolato fondente si va da un 3 a un 8 mg grammo, su un cioccolato al latte si scende da 1,5. Guardate un po' invece che valori io ho in tutto questo pacchetto, tra un 50 e un 60, sì, in questo pacchetto di erbe che vi ho presentato. Anche qui qualche confronto. Allora, questo è uno studio che è stato fatto qui all'Università di Camerino e sono state prese in esame questi tipi di erbe, e sopra io vi ho messo il confronto con quelli che sono gli alimenti più comuni e che normalmente si consiglia di consumarli in una quantità adeguata, perché fanno bene, quindi un buon bicchiere di vino, una buona tazzina di caffè o tutta quella che è la frutta e la verdura in genere di colore rosso.
ancora con i flavonoidi. Normalmente sappiamo che un buon bicchiere di vino, una buona tazza di tè apportano dei buoni quantitativi di flavonoidi. In realtà è una mezza verità, perché le nostre erbe hanno ben poco da invidiare. Allora, questo vabbè, è stato così un capriccio che ci siamo tolti. Comunque, una fetta di questa torta, che è stata fatta solo esclusivamente con le nostre erbe spontanee edibili, aveva un quantitativo 12 volte superiore di flavonoidi rispetto a quello che era presente in solo quel calice di vino. Senza prendere insieme queste due cose. Ah, beh, ci sta anche bene. Infatti. E a fronte tra l'altro anche della constatazione logicamente di una palatabilità notevolmente superiore e una pienezza di gusto notevolmente superiore rispetto a un buon bicchiere di vino, considerando anche che un buon bicchiere di vino potrebbe essere escluso per alcune parti di popolazione e invece la nostra torta è sicuramente gradita e palatabile per tutti. Come tu mi sei riempito lo stomaco con la torta? Ovviamente sì, con il vino voglio bere e queste sono un po', giusto per renderci conto di che cosa possa voler dire un alimento funzionale, quindi come quei componenti svolgano o siano dei veri e propri scudi nei confronti della nostra salute, ecco tutte le funzioni che svolgono, cioè sono antiossidanti, ma questo l'abbiamo detto più di una volta, sono anticancerogeni, antinfiammatori, antitrombotici, modulano l'azione dei ormoni endogeni e sono antiestrogenici. Quindi vedete come hanno una completa